Preside il mese delle STEM, ma anche un'evoluzione all'interno della scuola, si promuovono le materie scientifiche soprattutto tra le ragazzine. Sì, soprattutto la parità di genere. Questa è la giornata conclusiva di un percorso che abbiamo iniziato già da qualche settimana e proprio questa settimana l'abbiamo intitolata la settimana della scienza, dove ragazzi e ragazze sono stati spronati soprattutto a frequentare laboratori di scienza, ad applicarsi in quelle appunto che sono le materie prettamente scientifiche. Però a Later abbiamo anche organizzato una mostra sulle figure femminili che si sono distinte a partire da Marie Curie nell'ambito appunto delle scienze e delle tecnologie. Questo per far capire che non è solo compito dello Stato, così come recita l'articolo 3 della Costituzione, rimuovere tutti quegli ostacoli sociali e culturali per la piena promozione e consapevolezza della dignità dell'essere umano, ma è compito precipuo anche delle scuole. Il Sor Optimist Club di Gela ha immediatamente colto attraverso la nota del MIUR questo progetto, il mese delle STEM, che si è poi evoluto in maniera molto interessante. Abbiamo abbracciato il progetto del MIUR delle pari opportunità a livello nazionale e quindi abbiamo portato avanti questo progetto che ha avuto tre fasi. Prima fase un convegno nel quale abbiamo avuto la possibilità di contattare via Skype o in videoconferenza quattro eccellenze del nostro territorio di Gela. E la seconda fase del progetto, secondo step, è stata la visita delle studentesse dei licei, degli istituti superiori all'azienda Lascot. E poi terza fase è stata un video che viene già trasmesso a Canale 10. L'impegno è stato quello, l'obiettivo quello appunto di portare avanti la condizione della donna e far capire ai giovani che possono farcela e alle donne in particolare. La sua esperienza è veramente una fonte documentale vivente per tutti questi giovani che l'hanno ascoltata con grandissima attenzione. E adesso invece per le ragazzine che ci seguono da casa, che cosa consiglierebbe? Di definire i propri bisogni e di perseguire le soluzioni a questi bisogni. Il mestiere di ciascuno di noi deve per primo farci gioia e dopo procurarci da vivere. Nella sua lunga carriera professionale, qual è stato il momento più critico? Forse quello di diventare primaria in un ambiente di uomini? Situazioni critiche se ne vivono ogni giorno. Fare il primario non è stato facile, però è stato appassionante. Guardarmi all'indietro dico che è stato bene così. I ragazzi hanno tanto bisogno di buoni esempi e raccontare la propria vicenda professionale a partire dalla vostra storia, che è una storia familiare che poi si è evoluta invece in modo straordinario, diventa davvero un elemento di grande importanza. Bisogna sempre credere nelle proprie forze e cominciarle a dire ai ragazzi, perché siamo convinti che bisogna sempre partire dalla base per poter fare un buon lavoro con tutti. E i ragazzi sono il nostro futuro e noi crediamo tantissimo in loro. E quindi oggi io cercherò di riproporre la nostra esperienza per fare in modo che qualcuno possa acquisire questa informazione e capire che il mondo è di chi lo esplora.